Anche io ho avuto problema del gomme, no? Ho buccato tutte e quattro gomme del Papa Mobile. Adesso sono Papa Immobile. Dovete ridere, questa è la punta del Papa. Chi non ride va all'inferno. Ah, lei è sposato? Allora sta già all'inferno. C'è anche canzoncina del Papa che ha avuto gomme. Poi fa la macchina del Papa un po' nella roba. Ma per fortuna ho risolto il problema del gomme. Come ha fatto? Sono andato dal gommista del Vaticano. Ah, perché c'è il gommista dentro il Vaticano? C'è proprio gommista dentro il Vaticano. Come si chiama il negozio? La Sacra Rota. Colleghi, vi ricorderete quando abbiamo lavorato per il Vaticano? Certo. Quando ci contattarono direttamente dalla sala nervi. Arrabbiatissimi. Ma il più arrabbiato era il responsabile del concerto di Natale, Don Bati. Questa è l'ora della pillola. Don Bati era arrabbiato perché tutte le canzoni che avevano proposto per questo concerto erano troppo volgari, erano troppo violenti. E allora hanno chiamato noi tre per ripulire tutte queste canzoni, per renderle meno volgari, meno violente e quindi più adatte ad un pubblico di chiesa. Quindi, cari colleghi, cari pazienti, abbiamo deciso di ripulire queste canzoni. Basta la violenza, basta la volgarità nelle canzoni, non se ne può più. Vediamo un po' cosa uscì. Ripuliamo. Dammi una lamina, ti faccio i piattini, tu digli a quel coso. Che sono geloso, che se lo rivedo, lo strapazzo di coccole farà bella stolta. Permettici di osservarla e salire pure in contatto.